Mi raccomando ragazzi, per vedere questo scherzo dovete guardare il video fino alla fine e poi per supportarmi lasciate un bel mi piace e iscrivetevi al canale perché è gratis. Il video inizia in questo modo, guardate perché volevo condividere questa cosa con voi. Qui abbiamo il sushi, anche l'altro sushi, perché dove stiamo andando? Diciamo dove stiamo andando, dai. Palinuro. Che è vicino Salerno, nella costiera amalfitana. Ovviamente ci dobbiamo ricaricare, vedi com'è quello. Vediamo. Di lusso. Assaggiamo un pezzo che qui. Di lusso. Mmm. Maggiori, Comunque, ragazzi, ne faremo tante ore di viaggio. Quante ore sono? 2 ore e mezza, tipo. Com'è? Buonissimo. Iniziato il nostro viaggio e già il paesaggio è cambiato dalle colline. Siamo passate alle montagne. Guardate che spettacolo. Questa città che vedete è Potenza e si trova a metà strada. Cioè, guardate, ce l'avevamo di fronte quel paesino e dietro ci siamo fermati all'autogrill. Bisogna andare in bagno, bisogna bere un caffè. Ma siamo arrivati almeno a metà strada. Sì. Ma quanti chilometri sono in tutto? Allora, sono 260, avremmo fatto già 130, 100. Quindi ora andiamo qui perché non ce la faccio più. Ma cos'hai trovato all'autogrill? Scusa. Ma che dobbiamo fare? Lascialo questa cosa. Tu cos'hai preso da mangiare? Io solo un caffè mi sono Invece guarda preso. io. Questa la Nutella, il tè alla pesca, che Di non può mai lusso, mancare. di lusso. Che ora sono a posto e si può fare tutti gli altri chilometri che mancano. Abbiamo fatto, come si dice, rifornimento. Può esserci riforniti e dopo essere andati in bagno abbiamo continuato il nostro viaggio, sapevamo che non manca molto e dopo aver attraversato diverse città, guardate questi paesini, ci avvicinavamo sempre di più alla nostra meta. Infatti cambia ancora una volta il paesaggio. Qui stavamo accostando un fiume e guardate invece qui che roccia pazzesca. Finalmente siamo arrivati alla meta e guardate, lo capite dal mare. Questo è il porto della nostra città. Ragazzi, siamo arrivati. Questa è la stanza. Però Remo, io voglio aprire il frigorifero perché così te. Fa sempre più luminoso così, eh. Bellissimo. La vista che è bella. Ora noi ci prepariamo e poi scendiamo e andiamo a vedere la situazione. Così vediamo domani anche a chi li È logico, do andare. Cioè. bello, Remo, veramente bello. Tutto luminoso. Mi piacciono le stanze luminose. Bello. Comunque c'è anche il balcone, adesso vi faccio vedere. Allora, come ho detto, questa è la vista. Lì c'è anche un campo da basket. E dentro è questa. Guardate, un bel letto. C'è l'altra finestra, Remo, la ma vedi cosa televisione. c'è? Ho scoperto. Cosa? C'è anche Sky. Non possiamo mancare le partite. Ma le partite tanto non ci sono adesso. Vabbè, questo è il bagno. Qua ci sono io. E questa è la doccia, anche bella grande. Allora, qui siamo arrivati al porto. Bellissimo. E domani, come abbiamo detto, andiamo al mare. Però ora andiamo a vedere prima qualcosa da mangiare. Se no lo stomaco comincia. Tu cosa vuoi di primo? Io sono amante per la pasta. Ma lei non si vede È il giorno dopo, direzione mare, però prima facciamo colazione. Andiamo, Remo, che lo stomaco mi sta un po' volvandando. Però oggi andiamo al mare. Comunque, com'è fare colazione con questo panorama? Bellissimo. Dietro, circondati dai monti. Ragazzi, guardate cosa abbiamo preso. Guardate queste cose. Questa è la colazione che vi dici. Ci trattiamo bene oggi. Ma bastava solo il cornetto, perché hai preso anche le ciambelle? Niente, dai. Intanto poi abbiamo preso anche il caffè, quindi mangiamo e noi ci vediamo dopo. Eccoci qui, stiamo entrando nel Lido. Mar Tirreno, ragazzi. Vabbè, forse non è stato il mio primo bagno, ma è il primo bagno in questi posti. Sì. È bello che di mattina presto, alle 8, non c'è nessuno. E devo dire che oggi il mare è calmo e si sta bene. Ho in mente oggi, siccome mio padre se n'è andato lì a pagare per vedere per l'ombrellone, di fare uno scherzo. Quindi ascoltate bene, farò finta di sentirmi male e quindi dover andare in bagno. Però siccome non ce la farò perché il bagno non lo trovo, la farò in acqua. E guardate cosa, portata da casa, la cacca finta, e vediamo come reagirà. Guardate, sembra super vera, però ovviamente è di plastica. E sotto gli ho messo questo coso per farla galleggiare in acqua. Sì, perché la dovrà trovare mentre galleggia. Ok, l'ombrellone l'abbiamo preso. È perfetto il giorno per fare quello scherzo, anche perché l'acqua, siccome è calma, la cacca finta galleggerà senza muoversi perché non ci sono onde. Ora mi cambio. Mio padre intanto non c'è, è ancora lì al bar. Faccio vedere com'è l'acqua da vicino. È molto meglio dei mari delle mie città. Poi dovevo venire anche presto per fare questo scherzo perché dopo si riempie. È capace che il tempo peggiora. Cioè, guardate, sembra che la spiaggia e il mare è tutta per noi. E guardate l'acqua. Finalmente è molto più cristallina di quella che sta vicino ai paesi miei e diventa subito alta. Vedete già da
qui. L'unica cosa di quando si va al mare presto è che l'acqua è abbastanza fredda. A me piace che è limpida. L'importante è anche che non ci sono meduse, perché le uniche due volte che sono andate al mare era pieno di meduse e ne le voglio vedere più. Sono innamorato dalla bellezza di quest'acqua. Ah, non vi ho detto una cosa, la cacca finta la posso anche nascondere qui dentro la tasca, tanto è piccola e non si vede. Quindi mio padre penserà che stiamo facendo un bagno normale e poi vedrà cosa accadrà. Scusa, ancora così sei? Io ho già visto l'acqua, già ho fatto le cose, e ti sto aspettando. Allora, voglio una tua reazione all'acqua di oggi. Ne guarda, che bello. Bello questo mare. Dai, faccio un tuffo, anche se è fredda, lo so, un tuffo, dai. 3, 2, vai, vai, 3, 2, 1, vai. Non sa cosa ti capiterà dopo. Ora tocca a me, anche se è fredda l'acqua, va bene? 1, 2, 3. Che spettacolo, Remo. Che acqua, acqua cristallina. Bellissima l'acqua. Ma per caso hai visto qualche medusa? No, niente. Anche quando vado sott'acqua mi si vede, guarda. Che spettacolo. Spettacolare. Come ti diverti? Ma è quando è così il mare, mi piace tantissimo. Remo, ti vuoi mettere sulla paperella? Guarda, Remo, guarda. Vai, vediamo. Quell'acqua è cristallina, è verde smeraldo qui. Papà, l'acqua è stupenda, però c'è un solo problema. Che problema? La colazione che ho fatto stamattina mi ha dato dei disturbi alla pancia, mi fa un po' male. Era buono i cornetti. Lo so, però mi fa male alla pancia, non sono abituato, io come seguo la dieta. Ma sei andato al bagno? No? Sono andato prima a Casino Hotel, però ora mi fa male la pancia. Beh, è strano. Forse stando in acqua può migliorare, secondo te? Non ci penso e passa. Allora, siccome l'acqua è limpida e si vede che nessuno imbroglia, facciamo la sfida a chi sta più tempo sott'acqua. Dai. 3, 2, 1, inizio io. Non ce la faccio, mi fa male la pancia. Remo, devi trovare una soluzione. Vediamo se mi superi, ma penso che vincerai, perché dà fastidio la pancia, cioè proprio... Che la scusa che tu ora perdi perché non c'hai fiato. No, ma secondo te sto ora tocca a me. Ho trovato una scusa per far allontanare mio padre. Ora, quando farà la sfida che andrà sott'acqua, mi farò trovare questa dietro e dirò che l'ho fatta io. E vediamo come reagirà. Remo, ma non li ho trovati, dove stanno? Te li ho dimenticati lì in albergo. Vuoi fare lo stesso la sfida così? Sì, la voglio fare. Vai. Allora, sei pronto? Sono pronto, Remo. 3, 2, 1, dai, io conto, vai. Dai, sei stato più di 20 secondi. C'è un problema, papà. Fa male la pancia, guarda. Girati. Scusa, mi pare che l'ho fatta. Che hai fatto? Qui l'hai fatta, Remo. Ti stanno guardando le persone. Mi devo vomitare. Ti ho detto che mi faccia male la pancia. Ma non posso toglierla da là. La devi togliere, veloce. Forza, la devi togliere veloce. La devi togliere. Ma come la faccio a togliere? Prendi un fazzoletto qua. Come l'hai fatta? Così la devi togliere. Ma ci sono i Scusa, bagni. Vedi? Remo, questo è sempre uno scherzo tuo. Guarda, non vedi che è di plastica. Ma cosa fai? Lo farò io uno scherzo un giorno. Mi piace fare gli scherzi. Ma come hai fatto? Ti sembra, vedi, reale. Allora papà, faccio un ultimo tuffo e dopo accendiamo l'acqua. Comunque tu cos'è ancora? Vedi, questa me la porto come campione. Come bomboniera me la porto questa. Guardate cosa abbiamo trovato, il biliardino. Facciamo una partita. Ma stanno giocando senza portiere. Ole, ma che dici? Non sai giocare ora? Quanti gol stai prendendo? Dai, che la partita vai. Allora adesso direzione barca. Andiamo, Remo, che ci sta aspettando il nostro amico. Così facciamo un bel giretto. Finalmente è arrivata la barca. Ora vi faremo vedere tutto il giro che faremo in barca. Vai, Remo, sei pronto? Ma dove te ne vai, Remo? Spettacolo, Remo. Ora troveremo l'acqua che sta lì. Ti farò fare i tuffi. Quella lì in fondo è la felicità. Quella è la felicità, guarda. Cioè, guardate quanto è grande questa. Dietro ci sono le montagne, gli Appennini, vicino al mare. Il mare già sta diventando più azzurro. C'è questo che vi dicevo prima, la montagna e il mare. Ti tengo molto, mi piace. Non so se l'hanno messo il nuovo cappello che ho preso. Ho visto, la tigre, eh. Sta montagnando sempre di più. Faresti il tuffo da sopra lì? No, hai paura, eh. L'aria va arriva dovrebbe essere l'aria va. No, qui l'acqua è super azzurra. Bellissima. Stupendo. Si vede cosa c'è giù, super limpida. Guardate dove stiamo entrando adesso. Questa è la grotta degli innamorati. Guarda, guarda dove stiamo entrando. Luigi, no, mi saluti. Ciao. No, sono timoniere. Ok, tra poco ci dobbiamo tuffare. Perché non ci si può non tuffare. Ciao. Che spettacolo.
Ragazzi, ho preso il telefono. Vi faccio vedere adesso che sto entrando nella grotta. Un attimo che arrivo. Lì dietro di me. Guardate dove vi sto portando. C'è tutto buio qui. Per fortuna qui si tocca, così mi riposo un po'. Vi ho portato insieme nella grotta. Che bello. Guarda, sono tutto affannato perché stavo nuotando col telefono in mano per portarvi qui dentro e per farvi vedere. Cioè, per farvi capire dove sono finito, ora devo nuotare con una mano per ritornare lì. Io ero lì e guardate che sfondo che c'è qui. Questa è un'altra grotta, è ancora più scura e l'acqua è ancora più celeste. Vai, Remo! Cioè, dove siamo stati prima? Questa è Cala Monte di Luna, ragazzi. Vediamo se vedete la luna. Guardate questi scogli. Questa non so se rende dal video. Bellissima. Guarda. Arriva. Stiamo entrando nella terza grotta di oggi. Ci ha detto che si entra da lì e si esce da lì. Si entra da là, devo nuotare tutto e devo uscire da lì in fondo. Vai. Ciao Remo! Ultima sosta di oggi, un altro bagno nell'acqua verde smeraldo. Giro finito, quante cose abbiamo fatto? Tante cose belle e abbiamo visto tante cose belle. Anche io mi sento tutto bruciare. Un mare spettacolare. Ragazzi, eccoci qui, noi siamo sulla via del ritorno. Beh, com'è stato questo viaggio? È stato bellissimo, Remo, ti ho fatto anche una bella sorpresa. Ci siamo divertiti in barca. Ti ho fatto lo scherzo. Non volevo fare più uno scherzo, Remo. Comunque ragazzi, se questo video vi è piaciuto, lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale e continuate a supportare questo canale perché porteremo, è vero, altri contenuti sull'estate. Sempre. Detto questo, un saluto da Giastremo e da Marco e noi come sempre ci becchiamo in un prossimo video.